stato detto, evidenziato al coordinatore regionale che su Teramo stiamo su due posizioni diverse che hanno un'origine diversa, ecco perché siamo in posizioni diverse. In futuro lavoreremo ovviamente per fare in modo che questo non accade e se si condividono le cose questo non accade, però in passato ci sono state anche, ricordavo prima, in conferenza stampa anche all'Aquila dove legittimamente loro hanno appoggiato Italia Viva, Pezzopane, quindi PD e Movimento 5 Stelle, e noi avevamo un nostro candidato autonomo con Americo Di Benedetto all'Aquila, quindi lì non è stata fatta polemica lì, non penso neanche che sia stata fatta polemica qui, solo un auspicio legittimo, giusto e corretto di Camillo D'Alessandro che dice cerchiamo di fare le cose insieme e ha ragione, però purtroppo c'è stata la genesi di partenza sbagliata. Perché il no a Maria Cristina Marroni? Non è stato neanche un no, assolutamente. Noi quando lei si è candidata, fece la conferenza stampa, facemmo lì un comunicato dove abbiamo detto che avremmo valutato la sua proposta di candidatura a sindaco. Io l'avevo incontrato, l'avevamo incontrato anche prima che lei facesse questa conferenza stampa e l'avevamo invitata un pochino a riflettere per cercare di non essere isolati, ma cercare di allargare il più possibile la base del progetto politico, perché appunto uno si candida, fa politica perché vuole andare a governare per affermare il proprio progetto, il proprio programma, il proprio modo di fare amministrazione, di fare governo. Quindi questo è stato il motivo. Parliamo del simbolo, ha confermato in conferenza stampa che sosterrà Azione il candidato Antonetti con il simbolo. Sì, ho detto anche con il nome di Antonetti, quindi perché appunto noi crediamo sul candidato, che è la sintesi delle forze che lo stanno appoggiando. I maligni fin dall'inizio hanno detto che Antonetti sarebbe stato il candidato di Gatti e Sottanelli, vuole rispondere. Guardi, se vi posso fare una confidenza, penso che non si offenderà nessuno. Quando gli ho parlato di Antonetti dopo la nostra adesione a Gatti, Gatti non aveva il suo cellulare, gliel'ho dato io, il cellulare di Antonetti a Gatti, per dire che Gatti lo conoscevo come lo conoscono tutti i teramani, ma non era certamente non è un candidato che lui per prima ha pensato, assolutamente no. Come sapete, voi anche avete scritto. Erano anche altri per lui i possibili candidati, quindi il candidato Antonetti è un candidato autonomo civico che nasce dai cittadini teramani, che è stato prima appoggiato da Azione, poi anche da Futuro In e oggi anche dagli altri partiti di centrodestra.